Un saluto da Emanuele e ben ritrovati sul canale YouTube Nobu for Music and Games e benvenuti anche nel secondo episodio di questa serie in cui stiamo andando alla riscoperta della storia dei videogiochi. Nella puntata precedente abbiamo visto gli anni 40 del 1900 e abbiamo visto anche di come non sia così facile dire qual è il primo videogioco della storia, anche per una questione di definizione, perché ancora oggi non esiste una definizione accettata unanimemente e che ci dica una volta per tutte cosa è un videogioco e cosa non lo è. In questo episodio vedremo invece la decade successiva, gli anni 50, e vedremo anche degli esperimenti che ricordano più da vicino l'idea più classica di videogioco. Bene, direi che è il caso di cominciare. Partiamo con Bertie the Brain, un esperimento, un progetto che in realtà non sempre viene citato nei libri o nei siti che affrontano la storia dei videogiochi. Bertie the Brain è stato creato da Joseph Cates, un ingegnere austriaco che ha vissuto la maggior parte della sua vita in Canada ed è proprio qui, più precisamente a Toronto, durante la 71esima edizione del Canadian National Exhibition, che Cates mostrò dal 25 agosto al 9 settembre 1950 la sua invenzione. Bertie the Brain era quindi un programma, quindi un'intelligenza artificiale, che era in grado di giocare contro un avversario umano al gioco chiamato Tic-Tac-Toe, che forse in Italia è più conosciuto come il gioco del Tris. Pare che avesse addirittura un livello di difficoltà regolabile che, secondo diverse fonti, lo stesso Cates selezionava prima dell'inizio della partita a seconda che il giocatore fosse un adulto oppure un bambino. Sempre secondo le parole dello stesso Cates, Bertie the Brain, qua cito, è stato un successo molto più grande di quanto avessimo immaginato. C'erano sempre persone intorno a lui che facevano la fila per giocare. Questa è una dichiarazione che lui aveva lasciato ad alcuni giornali dell'epoca. Ma allora come mai è così poco conosciuto? Forse il motivo sta nel fatto che Cates non aveva creato questo programma, che tra l'altro pare girava su un calcolatore alto tra i 3 e i 4 metri, non per vendere un gioco, ma in realtà per mostrare le capacità computazionali di una particolare valvola di sua stessa invenzione. Terminata la manifestazione canadese, pare che comunque Bertie the Brain fu smantellato e non fu mai più riassemblato, in parte anche perché sembra che lo stesso Cates si rese conto che la sua valvola non sarebbe mai finita in produzione su larga scala. Così Bertie, il cervellone, finì un po' nel dimenticatoio fino a quando nel 2014 alcuni appassionati di storia del videogioco riuscirono a rintracciare, ad intervistare lo stesso Cates, che appunto raccontò di questa sua esperienza del 1950. È possibile considerare Bertie come il primo vero videogioco? Anche in questo caso dipende da come vogliamo definire un videogioco. Effettivamente Bertie era un programma che rispondeva agli input inseriti da un giocatore umano, ma le mosse non erano mostrate attraverso uno schermo, ma bensì attraverso 9 grandi pannelli, presumibilmente fatti con materiali simili plastici o in metallo, dietro i quali c'erano delle lampadine che si accendevano a seconda della figura da formare, quindi a seconda se la figura fosse una X oppure un cerchio. L'impiego di lampadine per mostrare l'andamento di una partita contro un calcolatore è un espediente che è stato molto utilizzato negli anni 50 da tutti i vari ingegneri che si cimentavano nella creazione di questi giochi elettronici. Ne abbiamo visto in realtà anche qualcosa prima nell'episodio precedente, ma è anche un espediente che, per quanto riguarda la storia dei videogiochi, a mio avviso crea anche un po' di confusione.
Ad ogni modo, negli anni 50 del XX secolo ci furono diversi esperimenti ludici che impiegavano lampadine. In buona parte si trattava di simulatori di scacchi, ma ci furono anche calcolatori programmati per giocare a blackjack e persino a un wargame chiamato Utspiel, creato da un centro di ricerca militare americano ed in cui le lampadine rosse e blu rappresentavano le forze sovietiche e quelle della NATO. Secondo alcune fonti si trattava solo di un gioco creato dagli ingegneri del centro di ricerca per svagarsi così durante i momenti di pausa. Secondo altre invece si trattava di un vero e proprio simulatore per studiare l'impiego di caccia e addirittura l'impiego di armi nucleari nel caso la Russia in quegli anni avesse invaso l'Europa. Nella descrizione lascio comunque il link ad una pagina web dove trovate elencate in ordine cronologico alcuni di questi videogiochi a lampadine degli anni 50. Tra questi progetti con lampadine al posto di uno schermo, il più citato nei libri e nei siti che raccontano la storia dei videogiochi è Nimrod. Come per il Nematronic, di cui abbiamo parlato nell'episodio precedente, anche qui siamo di fronte ad una macchina creata per giocare a NIM. Fu ideato dal programmatore John Bennett ed assemblato dall'ingegnere Raymond Stuart Williams per mostrare, in occasione del Festival of Britain di Londra del 1951, le capacità di calcolo dei computer prodotti dalla Ferranti, un'azienda in realtà inglese, non italiana, nata verso la fine del 1800 e chiusa nel 1993. Per presentare Nimrod durante il festival, l'azienda utilizzò delle frasi molto altisonanti, come ad esempio il calcolatore più veloce del cervello umano. E questo un po' ci suggerisce come le persone fossero affascinate dall'intelligenza artificiale in quegli anni, ma dall'altro anche un po' intimorite, proprio perché nell'aria c'era questo sentore che un cervello elettronico potesse, attraverso la pressione di un semplice tasto, scatenare un disastro su scala globale. Dopo Londra, Nimrod fu esposto anche in altre parti del mondo, come ad esempio a Berlino in Germania e a Toronto in Canada, ma poi fu definitivamente smantellato. Oggi è possibile apprezzarne una riproduzione al Museo del Videogioco di Berlino, tuttavia si tratta di una riproposizione composta non con parti originali, ma una riproposizione su scala ridotta. Nel 1952 arriva finalmente un altro esperimento chiamato OXO, che mette quasi tutti d'accordo e che infatti viene molto spesso citato come il primo videogioco della storia. Si tratta appunto di OXO, un software sviluppato da Alexander Douglas, che all'epoca era uno studente dell'Università di Cambridge, che lui decise di creare per dimostrare una sua tesi di dottorato sull'interazione uomo-macchina. Per programmare questo gioco, che in pratica non era niente meno che un TRIS, Douglas sfruttò un computer EDSAC costruito e situato nell'Università di Cambridge in Inghilterra. OXO sembra avere tutte le carte in regola per essere considerato un vero videogame. Abbiamo quindi un computer con un software programmato per giocare, una plancia di controllo, pare che utilizzava un sistema a rotazione simile a quello dei telefoni di una volta, dove l'utente doveva inserire delle cifre che andavano da 1 a 9, ciascuna delle quali corrispondeva ad una specifica casella del TRIS. Ed infine l'andamento della partita era mostrato attraverso un piccolo schermo ed era addirittura possibile stampare il risultato della partita attraverso un'apposita apparecchiatura. C'è comunque una ristretta cerchia di appassionati che è un po' restia a considerare OXO come il primo vero videogioco della storia, perché non c'era una grafica in movimento e perché pare che l'andamento della partita non fosse mostrato sullo schermo in tempo reale. Oggi l'originale OXO non esiste più, tra l'altro all'epoca questo computer su cui era stato programmato
era a disposizione soltanto degli studenti e dei ricercatori dell'Università di Cambridge, quindi non fu mai mostrato al pubblico, come invece è accaduto per la maggior parte dei proto-videogiochi di cui abbiamo parlato fino adesso. Tuttavia oggi, in tempi più recenti, alcuni appassionati hanno creato dei software che cercano di simulare come doveva essere questo videogioco su questo computer che aveva le dimensioni più o meno di una stanza. Ritorniamo in America, e più precisamente sull'isola di Long Island, nello stato di New York, dove il 18 ottobre del 1958 il Brookhaven National Laboratory mostrò una cosa che non si era mai vista prima, un gioco elettronico che simulava una partita di tennis. Apro una parentesi per fare una precisazione. Per quanto riguarda questo proto videogioco chiamato Tennis for Two, molto spesso viene detto che fu mostrato in un museo, ma in realtà il Brookhaven non è un vero e proprio museo, ma è un vero e proprio centro di ricerca, uno tra i più importanti del mondo, che periodicamente organizza degli open day in cui permette a un numero limitato di visitatori di accedere, di visitare un po' la struttura, di vedere che cosa stanno studiando i ricercatori, esplorando anche tutti i vari cimeli storici. Tra l'altro tengo anche a precisare che le informazioni che vi sto dando in merito a questo Tennis for Two sono informazioni che arrivano direttamente dal sito del Brookhaven National Laboratory, che trovate linkato nella descrizione. Chiusa questa parentesi, Tennis for Two fu ideato da William Eugene Botan, un esperto fisico nucleare che in passato, secondo alcune fonti, era stato convinto ad aderire al progetto Manhattan, ma che poi, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, in realtà divenne un sostenitore dei movimenti politico-scientifici che andavano contro l'impiego dell'energia nucleare per scopi militari. Eugene Botan ai tempi era il direttore della divisione strumenti del Brookhaven e si era reso conto che le esibizioni scientifiche erano statiche e non interattive, non sapevano coinvolgere il pubblico, che in questo modo continuava a considerare la tecnologia come qualcosa di eccessivamente complesso, rigoroso e poco adatto alla gente comune. Mentre i test bellici si intensificavano, un giovane fisico che lavorava in un laboratorio nucleare cambiò per sempre il modo in cui il mondo vedeva il bottone. Nel 1958, William Eugene Botan, che aveva lavorato alla bomba atomica, trasformò due linee rudimentali e una pallina nella prima esperienza ludica da godersi ai comandi di un computer. Il gioco del tennis. Ogni fine settimana si svolgevano delle gare per vedere chi fosse in grado di presentare la cosa più interessante. E Willie Higginbotham ebbe l'idea di prendere un oscilloscopio e farne un gioco di tennis. Era l'espressione di una sorta di energia ribelle adolescenziale, sorta nell'ambito dei progetti militari. Le apparecchiature più costose dell'epoca furono usate per uno scopo nuovo e imprevedibile, giocare. Improvvisamente i computer trovarono un impiego diverso da quello militare, ma all'evolversi della guerra seguì l'evoluzione dei giochi e dei giocatori. Come da lui stesso dichiarato, con Tennis for Two l'intento di Eugene Botan era quello di dimostrare al grande pubblico che la scienza non aveva applicazione soltanto nell'ambito dell'industrializzazione o nell'ambito militare. Voleva dimostrare che la scienza poteva avere anche altri sbocchi nella nostra società. E quale modo migliore se non quello di utilizzare appunto questi componenti elettronici molto complessi per invece creare qualcosa di immediato e divertente come appunto un gioco. Tennis for Two era un gioco esclusivamente per due giocatori e quindi non si poteva fare una partita in singolo. Il sistema di controllo prevedeva l'impiego di una plancia a forma di scatola con un pulsante per dare il colpo di racchetta ed un potenziometro da ruotare per modificare l'angolazione del tiro. Lo scontro tra i due avversari era visualizzato in tempo reale attraverso un oscilloscopio che mostrava il campo, la rete e la pallina.
Tennis for Two diventò subito un'attrazione molto gettonata e negli anni che rimase a disposizione dei visitatori del Brookhaven si avvalse anche di alcuni miglioramenti. Nel 1958 l'oscilloscopio impiegato aveva uno schermo di soli 5 pollici, mentre invece nel 59 si passò prima ad un display da 10 fino ad arrivare addirittura a un 17 pollici, ma non solo. Nel tempo furono aggiunte anche delle varianti al gameplay, come la possibilità di cambiare la forza di gravità che agiva sulla pallina. Si poteva scegliere quindi tra la gravità lunare, più leggera e che quindi velocizzava la partita, e si poteva scegliere anche quella di Giove, che invece rallentava il tutto perché era più pesante. Dopo alcuni anni Tennis for Two venne smantellato, ma in tempi più recenti è stato ricreato sempre al Brookhaven, prima nel 1997 e poi nel 2008, cercando di seguire proprio gli schemi originali proposti da Eugene Botan. Come nota curiosa, Tennis for Two era tornato a far parlare di sé verso la metà degli anni 70, infatti sempre dalla pagina web del Brookhaven, linkata in descrizione, è possibile visionare una dichiarazione che lo stesso Eugene Botan fu invitato a deporre in tribunale in occasione di una disputa legale intentata da un'azienda chiamata Magnavox, che negli anni 70 stava cercando di salvaguardare alcuni diritti proprio in merito a certi videogiochi a sfondo tennistico, ma riguardo questa vicenda ne riparleremo in un episodio successivo. Ma allora possiamo considerare Tennis for Two il primo vero videogioco della storia? Beh, a dire la verità è dal 1982, quando la rivista americana Creative Computing se ne uscì con un articolo appositamente dedicato, che c'è una buona fetta di appassionati che considera proprio Tennis for Two come il primo vero videogioco. Tuttavia anche qui è una questione di definizioni. Infatti l'apparecchiatura utilizzata per creare questo progetto è un'apparecchiatura analogica, quindi non c'è dietro un'intelligenza artificiale, non c'è un software, perciò potrebbe essere che Tennis for Two, insomma, da alcuni può non essere considerato un vero e proprio videogame. Tra l'altro mi piace far notare come lo stesso Brookhaven National Laboratory sul proprio sito web non cerchi di rivendicare il primato, ma anzi propone gli stessi dilemmi linguistici che ho esposto fino ad ora. Ed inoltre cita anche alcuni proto videogiochi di cui abbiamo parlato fino a questo punto, come ad esempio OXO o Kettle Tube Amusement Device. In realtà alla fine credo che non riusciremo mai a venirne a capo e a mettere tutti d'accordo in merito a quale possa essere davvero considerato il primo videogioco della storia. Tuttavia credo che questa sia una questione di non così fondamentale importanza. Credo sia molto più importante invece tutto il potenziale creativo, artistico e sociale che si è sviluppato pian piano proprio a seguito dell'arrivo di questi primi progetti videoludici. Bene, direi che per questa puntata è tutto. Nel prossimo episodio parleremo degli anni 60 e di come i videogiochi hanno saputo dare letteralmente sfogo alla passione per lo spazio di tanti giovani di quel periodo. Vi ringrazio per l'attenzione e noi ci vediamo, se vi va, nel prossimo appuntamento. Ciao!